Travestimento e trasformazione, questo è il tema della 12ª edizione del Pergolesi Spontini Festival che il 31 agosto verrà inaugurato con la prima esecuzione moderna della Fuga in maschera di Gaspare Spontini. Con i Puritani di Vincenzo Bellini invece prenderà il via il 3 ottobre la 45ª stagione lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi. Di questo e di altro si è parlato nel corso della conferenza stampa avvenuta venerdì 8 giugno presso l'Associazione Civita di Piazza Venezia. Festeggiamo anche a Roma la vincita del premio Abbiati, per noi importantissimo. Ma aperto il microfono. L'onore averlo ricevuto. Lo ricevono i più grandi, per cui vuol dire che siamo grandi anche noi. C'è una persona nuova che vi devo presentare. Sono state le elezioni e quindi c'è un nuovo sindaco. E questo signore, ben vestito, con un bel completo gessato, si chiama Massimo Bacci ed è il nostro presidente della Fondazione per i Pergolesi Spontini, un nuovo sindaco di Esi. Facciamo un applauso. Non credo sia facile fare il sindaco in questo momento, non per niente. E la 12ª edizione del Festival Pergolesi Spontini, abbiamo il direttore artistico Tandusci, l'amministratore delegato Graziosi, l'hanno intitolato Travestimento e Trasformazione. 31 agosto, 16 settembre 2012, e poi presentiamo anche la 45ª stagione di Riferimento, che è dedicata a Svobode, grandissimo scenografo. Grazie come sempre di essere venuti, che è importante in questo momento, bisogna sostenere assolutamente il festival perché, come sapete, è un momento così difficile per l'Italia che la musica ci può aiutare molto, forse. Dunque io do la parola innanzitutto a Massimo Bacci, che è il presidente della Fondazione Pergolesi Spontini e il sindaco di Esi. Che non si è travestito, no, è proprio lui. Buongiorno a tutti e a tutti presenti, sono presidente di questa fondazione da pochi giorni, essendo stato eletto, come detto da poco, sindaco di Iesi il 21 maggio scorso e in tale veste automaticamente a capo della Pergolesi Spontini. Mi fa particolarmente piacere essere qui oggi a questa conferenza stampa che permette alla fondazione di far conoscere il proprio ricco programma legato sia al festival Pergolesi Spontini che alla stagione lirica. Sono due appuntamenti di prestigio per la città di Iesi e per i comuni della Vallesina, dove si svolgono i vari appuntamenti. Sono due appuntamenti che confermano una forte vocazione culturale e teatrale di un territorio che ha dato i natali a questi due grandi compositori, al centro di una regione dai 100 teatri e da nomi illustri in campo musicale. Prima di lasciare all'amministratore legato William Preziosi e ai suoi collaboratori il compito di illustrare nei dettagli i vari appuntamenti, vorrei fare una sola considerazione. Iesi, grazie alla Fondazione, intende il teatro non solo come una programmazione per il pubblico, ma come una vera e propria azienda di produzione, coniugando gli aspetti di gestione economica, che deve essere rigorosa, e che coinvolge più partner, anche privati, ad una realtà che sa sviluppare occupazione diretta ed indotto. Sarà un compito sempre più impegnativo di fronte ai tagli di risorse a cui gli enti locali sono chiamati. Ma non vi è dubbio che il teatro rappresenta non solo la storia e la tradizione della città, ma anche una sua specifica identità. E non si potrà mai prescindere dalla propria identità se vogliamo provare, in qualsiasi campo e in qualsiasi città del nostro paese, ad affrontare le problematiche del presente per guardare con più ottimismo al futuro. Tanto più importante è questa identità perché affonda le sue radici nella cultura. Di fronte all'esigenza di migliorare le condizioni di vita dei cittadini, di perfezionare tutto ciò che riguarda la città, la cultura riveste un ruolo centrale ed è questa una consapevolezza che rappresenta un impegno per noi, ma al tempo stesso un appello a tutti coloro che a vario titolo e nei diversi ruoli nazionali e regionali sono chiamati a garantire risorse e prospettive. Grazie. Sono qui come consigliere regionale delle Marche, per portare l'adesione non soltanto della regione, presidente Antonio Castagliachetti, ma del presidente Spacca, dell'assessore.
li hanno raccolti. E per sottolineare un fatto, per noi Regione Marche è fondamentale. Noi di fronte a questa forte sofferenza economica, sociale, questa fase di recessione, abbiamo voluto testimoniare concretamente con azioni di bilancio di non arretrare di un millimetro sulla cultura, perché noi siamo convinti che la crescita, che la coesione sociale in un momento di crisi, che la crescita passa attraverso solide fondamenta culturali. E quindi accanto a questa iniziativa, accanto al festival e accanto alla stagione del teatro pregolesi, ci sono altre iniziative, da Pesaro a Macerata, ad Ascoli Piceno, quindi in tutto il territorio regionale, e vogliamo, il sindaco faceva riferimento alla regione dei 100 teatri, ma non soltanto sul teatro, su tutte le iniziative culturali come momento e di arricchimento professionale e culturale delle persone, ma anche come elemento e condizione di crescita di un paese, e quindi va fatto anche e soprattutto nel momento in cui si vive una crisi come quella che l'Italia sta vivendo. Per quanto riguarda la fondazione non c'è molto da aggiungere, anzi lei non c'è nulla da aggiungere a quello che diceva il sindaco. L'assessore Marcolini e condivido supporta anche dal punto di vista, non faccio riferimenti soltanto di carattere finanziario. Grazie a Enzo Giancarlo, grazie particolare, è meno male che la Regione Marche si aiuta così, meno male che esiste ancora la possibilità di lavorare in una bella regione dove veniamo tutti volentieri, è un onore lavorare con voi. Ricordo ai ritardatari che Enzo Giancarlo, il consigliere dell'Assemblea Legislativa delle Marche, e prima ha parlato con lo sindaco di Iesi, Massimo Bacci, presidente della Fondazione Pergolesi Sportivo. Quindi un grande amministratore delegato della Fondazione Pergolesi Sportivo. Buongiorno a tutti. Io devo partire da dei ringraziamenti. I primi probabilmente siete voi che dobbiamo ringraziare, perché la vostra attenzione, il vostro seguirci, il vostro riverberare le nostre informazioni, quello che facciamo, ci hanno permesso di arrivare alla conclusione di un progetto come quello che volessi anno e ad essere premiati con il premio Abbiati, che chiaramente ci dà dopo 10 anni di attività continua, ci ha dato una visibilità ancora maggiore e premia veramente il lavoro di tutta una squadra, quindi i miei collaboratori, la stampa e gli amministratori, per cui parto da questo premio. Come preambolo, ho preparato delle slide, così mentre parlo leggete, vedete quello di cui vi dirò. Voglio salutare il nuovo sindaco, presidente della Fondazione, il dottor Massimo Bacci. Ci sei la terza volta che ci vediamo operativamente da quando è sindaco, per cui ovviamente fiondato nell'attività della città e ovviamente della Fondazione. Voglio salutare l'assessore De Maiolatti, il nostro socio, e Banca Marche, che chiaramente ci sostiene in maniera così efficace e continuativa, sia voi, lei, io conosco bene il presidente Costa, prima ancora Ambrosini, il dottor Bianconi, Stefano e il team che ci è sempre molto vicino, e abbiamo anche avuto buone notizie dalla Cassa di Risparmio di Iesi, che riprenderà un percorso con la Fondazione di aiuto alle nostre attività fondamentali di questi tempi.